Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Oggi parliamo di una situazione un po' particolare, vi dico la verità, perché c'è un reparto all'interno della nostra squadra che purtroppo negli ultimi tempi abbiamo un po', sai, visto e ci siamo resi conto di quanto effettivamente quel reparto meriti una rinfrescata. In realtà questa è una squadra che sta cercando di cambiare tanto, sapete bene che sono arrivati giocatori, insomma, importanti, però è una squadra che nonostante stia cambiando tanto, la sensazione è che debba ancora tanto muoversi e debba cercare di aggiustare ancora un po', perché ci sono delle posizioni all'interno del nostro campo che purtroppo vengono trascurate. E quindi si parla di una decisione ufficiale della Juventus, della dirigenza della Juventus, per quanto riguarda le prossime sessioni di mercato. Quindi si sta parlando di una, più che altro di una, proprio di una comunicazione che i dirigenti della Juventus hanno, insomma, fatto ovviamente fra di loro, che hanno, si sono espressi fra di loro, a fine, appunto, al fine di aggiustare un reparto, che è quello ovviamente legato all'importanza tattica, cioè la difesa. La difesa della Juventus è una difesa che purtroppo cade un po' a pezzi, sia a livello di personalità che giocano come difensori centrali, sia come terzini, sia da una parte che dall'altra, quindi terzino sinistro, quindi c'è stata una caciara impressionante. E quindi cerchiamo di parlarne un po', perché sia a livello, ripeto, sia a livello di centrali, terzini, sia a livello di centrali che a livello di fasce, non c'è un po' di confusione. E quindi cerchiamo di capire un pochino insieme quali sono le strategie per la squadra. Prima ovviamente di iniziare, come al solito ragazzi, io volevo invitarvi a iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va ragazzi iscrivetevi al canale, mettete like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, perché se voi non attivate la campanellina non vi arrivano i video. Questa è una cosa importante che devo dire, perché è importantissima. All'interno della descrizione, raga, trovate che cosa? Trovate ovviamente One Football, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis, e ovviamente trovate tutto lì e poi trovate anche i miei social, quindi se vi va venite a seguire su Instagram. Partiamo da un presupposto molto 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 semplice. Partiamo, diciamo, dal fatto che quest'anno, ragazzi, la Juventus, diciamo, deve lavorare meglio un po' sulla difesa, perché quest'anno abbiamo preso Bremer, che è un giocatore importantissimo, l'abbiamo pagato, insomma, circa 50 milioni di euro, quindi investimento importante. Abbiamo preso Gatti, che è un giocatore che in realtà avevamo preso a gennaio e ne abbiamo lasciato in prestito per tutta la stagione al Frosinone. E poi, insomma, ci siamo un po' fermati in difesa perché abbiamo dovuto sistemare il centrocampo con l'arrivo di Pogba e di Paredes. Abbiamo preso giocatori in attacco, però la difesa è rimasta un po', diciamo, abbandonata a se stessa, come se fosse una sorta di enigma. Quindi, da questo punto di vista, guardo la difesa della Juve e dico: ci sono delle cose da fare abbastanza, cioè, sono tante cose da fare. Partiamo dai centrali, anzi, partiamo proprio dalle sicurezze a livello tattico, perché quella è una cosa importante. Quando tu prendi un giocatore come Bremer e lo paghi 50 milioni di euro, tu lanci un investimento che è importante. Quindi ti prendi un giocatore che oggettivamente parlando ha talento, ti prendi un giocatore che comunque hai pagato tanto, ma non hai strapagato, secondo me, perché tu devi valutare il prezzo in prospettiva di quel giocatore là. Ti va a prendere un giocatore che alla fine rappresenterebbe il tuo punto di riferimento all'interno, il tuo centro, il tuo totem, ecco, difensivo. Però accanto a Bremer tu non hai messo un giocatore adeguato, perché inizialmente lo hai fatto giocare sul centro-sinistra, andando così a metterlo in difficoltà, perché a destra ti serviva la seconda linea di impostazione rappresentata da Bonucci. Quindi oltre a Paredes che imposta, tu dici: io non voglio giocare solamente con Paredes davanti alla difesa che imposta, voglio avere anche un giocatore da dietro che mi crea manovra. E quindi metti Bonucci. Quando non c'è Bonucci, Bremer passa a destra e a sinistra abbiamo Danilo, che può fare il centrale arrangiato. E infatti le partite migliori di Bremer sono state giocate sulla destra. Questo ti fa capire che Bremer è un giocatore che deve giocare sulla destra. E quindi la prima cosa che tu devi fare nel mercato è prendere un difensore centrale mancino
che esenti Bremer dalla fase di costruzione. Cosa vuol dire? Che ti serve qualcuno che giochi come difensore centrale di piede mancino, quindi a sinistra, ok, però che sappia anche impostare. Quindi un giocatore che riesca da questo punto di vista ad essere anche utile nell'andare ad alimentare, nell'andare effettivamente a cucire, nell'andare effettivamente ad estendere quella che è la manovra. Perché se tu fai un investimento, questo l'abbiamo detto, fai un investimento così alto, tu non puoi mettere sempre i giocatori fuori ruolo. Li metti perché non hai un difensore centrale mancino. Perché tutti i difensori centrali della Juve sono di piede destro, quindi non c'è nessuno che di ruolo può fare quella cosa là. Devi tutti adattarli. E purtroppo io non sono un grande fan di adattare gente a piede invertito, a meno che non so che lo sanno fare, perché se poi non lo sanno fare, non lo sanno fare. A livello di, voglio dire, di nomi, Bonucci c'ha 35 anni, quindi devi cercare anche di gestirlo, nel senso non puoi pretendere che Bonucci ti faccia 40 partite all'anno. Quindi stai ben tranquillo con un giocatore come Bonucci, raga, comincerà a giocare molto meno. Danilo è l'unica cosa che mi rassicura un po', perché gioca un po' ovunque, dove lo metti sta, devo dire Danilo, quindi dove lo metti sta, dove lo metti sta vuol dire che qualsiasi ruolo gli fai fare, è un ruolo comunque che sa fare bene. Per quanto riguarda invece la situazione relativa a Bremer, ne abbiamo già parlato, gli altri centrali sono Gatti e Rugani. Rugani, tesoro mio, ha avuto una marea di cioè, nel senso, abbiamo parlato, abbiamo discusso di Rugani, io credo che Rugani a fine stagione va via, perché è praticamente un giocatore che per quanto possa risultare affidabile da riserva, io credo che ci voglia un po' di freschezza all'interno della squadra. Quindi se Rugani dovesse essere mandato via, sappiamo il motivo, anche perché, ripeto, una buona riserva, ok, però si può trovare un pochino di meglio anche andando a pagare un po' di meno di stipendio, perché Rugani prende un botto di stipendio dato dalla vecchia dirigenza e quindi è una cosa che si deve vedere. Gatti è un giocatore che è in valutazione, perché quando ha giocato bene, però ad esempio contro il Monza Gatti si è perso 3 volte. Ad esempio, il marcatore in area di rigore, si è perso l'attaccante in area di rigore 2 volte. Gli è andata bene, la terza volta abbiamo preso gol. Però la cosa che mi preoccupa è 3 volte lo stesso errore in una singola partita. Quindi è per questo che forse ancora non riesce ad arrivare, non riesce ad essere ancora titolare, perché deve crescere. Però è un giocatore che va fatto crescere con calma. E soprattutto è un giocatore che potenzialmente potrebbe davvero essere titolare in questa Juventus, potenzialmente, quindi gli sto parlando per il futuro. Ma al tempo stesso ti dico anche, stiamo parlando di un altro destro, quindi o per tutta la vita questo fa la riserva di Bremer e gioca tutta la vita come riserva di Bremer, oppure si deve imparare a giocare a sinistra, perché non puoi far giocare Gatti Bremer possono giocare solo se uno dei due gioca a sinistra. Entrambi sono dei piedi destri, quindi vanno a creare una situazione un po' particolare. Il problema principale però secondo me sta sui terzini. Quindi la parte centrale, i difensori centrali, sappiamo bene quali sono i nomi. Sui terzini continuo a non capire perché la società non consideri prioritario questo investimento. Cioè sono anni che noi abbiamo una squadra che, per quanto riguarda la parte relativa ai terzini, è veramente una squadraccia. Cioè una squadra veramente, una squadra che definire provinciale è dire poco. Cioè sui terzini abbiamo veramente tanti problemi. A destra hai tecnicamente dei terzini che giocano anche a sinistra, quindi hai Danilo che dovrebbe essere il titolare assoluto, che però paradossalmente ci sta giocando poco lì perché lo metti al centro. Poi hai Cuadrado che è un terzino che fino all'anno scorso ha reso, ma quest'anno secondo me sta avendo una marea di difficoltà. E poi tecnicamente hai De Sciglio che, con tutto il rispetto per De Sciglio che è un professionista, però insomma fa la riserva, ok, però insomma. Non è esattamente il tipo di giocatore che può stare qui ed essere un punto decisivo, una sicurezza per il reparto offensivo, assolutamente no. Quindi devi anche cercare di capire queste cose. A sinistra tu hai solo Alexandro. Solo Alexandro. No, cioè è solo Alexandro. Un mercato intero, gente che va, gente che viene, gente comprata, gente presa, gente in prestito, ti ritrovi con un terzino solo a sinistra. Per giunta un terzino
che, come dire, terzino solo a sinistra, ripeto, ne hai uno di ruolo a sinistra e quello di ruolo è improponibile. È proprio improponibile. Cioè, Alexandro è la rappresentazione degli errori che si sono fatti negli anni scorsi. Cioè, un elemento che, credendo fosse ancora utile, è stato preso, gli è stato rinnovato il contratto, gli è stato dato una marea di soldi, ragazzi, è stato dato una marea di soldi, rendendolo di fatto all'interno della società stabile. Perché nessuno che si è approcciato a comprare Alexandro ha detto compro Alexandro perché hanno questo problema dello stipendio, cioè chi dà quello stipendio a questo giocatore? Nessuno. E per questo vai in scadenza di contratto a fine anno e te lo ritrovi fuori a fine anno a zero, quando in realtà con uno stipendio più basso dovresti potuto venderlo. E questa è una cosa molto importante da dire. Serviva davvero la cessione di Pellegrini da quel punto di vista? Secondo me no, secondo me Pellegrini, cioè, poteva restare tranquillamente a fare la riserva, perché il giocatore poteva resistere, raga, poteva stare qui, poteva giocare le gare meno importanti. Per me addirittura sarebbe stato titolare, cioè, secondo me, se io devo scegliere tra mettere titolare Pellegrini e Alexandro, scelgo Pellegrini. Cioè, ti dico la verità, ma non perché Alexandro non sia, non abbia delle qualità, sicuramente c'ha delle qualità, però se si parla tanto di Juve giovane, di Juventus che deve rinnovare, io ho bisogno su quella fascia lì. Cioè, no, 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 ho proprio. Devo vedere gente che corre. E se tu fai di ruolo il terzino e non corri, mi spieghi come faccio a valutare il ruolo del. Cioè, io in base a che cosa ti devo valutare? Cioè, io come faccio a fare una valutazione su di te se tu non fai il terzino? Cioè, perché Alessandro fa il terzino di ruolo? Io non ho capito che ruolo fa. Fermo, statico, con un immobili, boh, non lo so, l'avranno, è improponibile sotto tutti i punti di vista. Poi quando non c'è Alexandro, deve giocarci o De Sciglio, che con tutto il rispetto gioca meglio da Alexandro, ma non è certamente uno che può fare titolare alla Juve, o ci devi adattare a Danilo. Sempre lì siamo adattati. Quindi, quando tu andrai a fare le prossime sessioni di mercato, io non dico tanto, ma ti servirebbero potenzialmente almeno 4 giocatori. Almeno 3-4 giocatori li devi prendere nei prossimi, perché comunque ti serve un difensore centrale mancino, un terzino destro di ruolo a destra, perché ragazzi, Cuadrado va in scadenza a fine anno e comunque ha una certa età. Quindi ti serve un giocatore a destra di qualità. E poi ti serve un terzino sinistro di ruolo e te ne servirebbe un altro di giocatore, perché ti servirebbe anche un altro terzino sinistro, visto che ne hai uno solo e tutta sta storiella da adattare ai giocatori a me mi fa innervosissimo, sinceramente, perché dico, non devo adattare giocatori di piede invertito, perché non mi serve a niente. Bisogna giocare con i giocatori nel ruolo che hanno, punto. È inutile che tu inverti i ruoli. Cioè no, perché lui è però può giocare, però quell'altro può giocare. No, ragazzi, qua non è la squadretta del quartiere che possiamo invertire i ruoli. Qua bisogna cercare di capire che se si vuole giocare anche un minimo bene, bisogna avere i giocatori nel ruolo adatto. Che altrimenti non si può pretendere poi un livello di qualità di gioco superiore. Perché resteremo sempre quelli che hanno una squadra arrangiata. Tutto qua. Non dovete guardare ai nomi che tu hai, tu devi guardare le posizioni. In difesa sei scoperto. Sei scoperto in difesa perché hai nessuno qui e al centro hai un problema perché non c'è un mancino. La squadra in difesa, solo in difesa, è costruita male. E questa non è una cosa che sto dicendo io perché ti dico, guarda, secondo me è costruita male. Io ti dico, se tu veramente guardi la rosa della Juve, te ne rendi conto pure tu da solo. Non c'è bisogno che ti dica. Non voglio nulla, ti ripeto, non voglio nulla e non sto chiedendo nulla, però gente dentro il ruolo. Cioè, un difensore centrale mancino deve essere mancino. Un elemento tattico a sinistra che spinge, un terzino sinistro che spinge, un terzino destro che cioè, gente adeguata al contesto. Perché secondo me il ragazzo è arrivato ad un punto in cui si è costruito male. Io mi rendo conto che la dirigenza attuale sta lavorando anche sulla base di quelle che sono delle grandissime, diciamo, cavolate fatte dalla dirigenza precedente.
Perché io mi rendo conto che quando tu entri dentro una società e trovi una squadra che non è la tua, che devi gestire, devi muovere, io mi rendo perfettamente conto che non è semplice. Però bisogna anche rendersi conto che qui non stiamo, non giochiamo per le piccole, cioè non siamo una piccola, siamo una squadra importante. E tu non puoi aspettare una vita per avere una squadra completa, perché altrimenti cominciamo comunque ad avere problemi. Quindi, nelle prossime sessioni di mercato, a livello di tatticità, a livello di cerchiamo di prendere gente importante, cioè di gente che viene e ti dice: guarda, tu sei, ma ci giochi, tu quella, perché se no, raga, cominciamo ad avere problemi e continuiamo poi ad avere sempre la solita situazione, cioè no, perché questo è incompleto, perché lì manca quello, perché quella, no, raga, no. Bisogna cercare comunque di essere intelligenti, andare a prendere giocatori che non costino 90 milioni, ma che siano giovani talenti da lanciare all'interno di un contesto, oppure gente affermata ma che non ti guadagna un botto. Perché questo è importante.